scaletta abbastanza lunga, nel senso che poi ci saranno altri incontri a seguire su Bari, che i nostri amici dovranno sostenere e correre velocemente. Io voglio essere quanto più sintetico possibile e cercherò di guidare questi lavori in maniera tale da consentire a tutti gli amici che sono in sala di godere di un saluto dei presenti, perché io senza ombra di dubbio credo che una presenza così numerosa sia dovuta anche agli ospiti che noi questa sera siamo riusciti a mettere intorno alla nostra lista. La lista di Puglia Popolare che nasce qui a Lecce non per caso, ma perché non è un lavoro di una lista civica. È un movimento regionale che ormai ha preso piede da Foggia a Santa Maria di Leuca, che è stata un'idea felice nel momento in cui con il senatore Cassano, che è il nostro coordinatore regionale, a cui va il mio ringraziamento per essere stasera qui con noi, supportare questo nostro percorso e a significare quanto è importante per tutti quanti noi essere ovviamente all'interno di un movimento e non di una lista civica che domani chiuderà i battenti come è sempre accaduto in tutti i luoghi. Noi sono 3 anni che facciamo un percorso di radicamento territoriale e regionale cercando di far comprendere che oggi c'è la disaffezione alla politica. Sappiamo bene che i partiti non riescono più a dare le risposte che i cittadini si aspettano. Sappiamo che è difficile in questo momento riuscire a parlare di politica, ma comprendiamo che proprio questa difficoltà per noi è diventata una ragione di impegno, perché a nostro avviso invece senza la politica l'uomo non può essere governato. Questo è avvenuto nel tempo. È avvenuto dalla nascita dell'uomo, ci sono state anche nel periodo in cui erano tribali, c'era il riconoscimento del leader, del riconoscimento di chi doveva guidare una comunità, fino alle polis greche, fino ad oggi, e questo lo dico a ragion veduta per far comprendere il perché è importante essere impegnati in politica e decidere personalmente senza delegare nessuno. Chi non va al voto sta delegando agli altri la propria scelta. Ecco perché è importante che un movimento che non ha ovviamente ragione d'essere se non proprio in un momento in cui l'antipolitica e i partiti non riescono più ad essere direttamente collegati col territorio, è necessario avere un movimento. E Puglia Popolare rappresenta questo movimento legato fortemente a dei valori ideologici chiari. Vale a dire, noi ci ispiriamo al Partito Popolare Europeo, ci ispiriamo a De Gasperi e a Moro, sono loro che hanno guidato la nostra formazione politica e secondo noi hanno avuto una visione complessiva, nazionale ed europea che ha tracciato il tempo. Oggi noi dobbiamo essere capaci di riaffermare alcuni valori che sono ancora oggi sempre attuali e prendere come ispirazione anche quel coraggio che proprio Aldo Moro a tutti quanti noi infondeva quando diceva dire la verità è illuminante, e noi dobbiamo avere il coraggio di dire in questo momento che non si può fare a meno dell'Europa, non si può fare a meno delle istituzioni ben governate, e la distinzione in questo momento avviene esclusivamente tra le persone per bene e le persone non per bene. Noi la scelta su Lecce, e così lo chiariamo definitivamente, l'abbiamo fatta dal movimento moderato, popolare, centrista, consapevoli che Lecce ha bisogno di cambiare il sistema di gestione. Non siamo stati noi quelli che hanno guidato questa città. Sappiamo bene che cosa è accaduto in tutto questo periodo. Non vogliamo andare a mettere il dito nella piaga, ma dobbiamo oggi, in questo momento, ribadire la nostra idea di cambiamento di un sistema di gestione che deve essere chiara, trasparente e fatta con persone per bene e competenti. Di certo l'amministrazione giudiziaria farà il suo corso,
ma tutto ciò che è accaduto e tutto ciò che sta accadendo non può coinvolgere il movimento di Puglia Popolare, che sono persone per bene. E oggi qui ci sono tanti candidati con la loro professione che hanno messo a disposizione il loro impegno e la loro persona proprio nel tentativo di cambiare questo sistema di gestione. Ecco perché io non voglio dilungarmi altro e togliere altro tempo, però ho l'obbligo in questo momento, prima di arrivare alla presentazione della nostra lista, di far fare dei saluti di indirizzo da parte di un amico che è a fianco in questa battaglia con noi per la legalità e perché Lecce abbia un nuovo buon governo, che è l'amico Andrea Salvati, che è il coordinatore di Più Europa e in assemblea anche nazionale, che vi darà un indirizzo di saluto. Subito dopo faremo salutare il coordinatore regionale, il nostro senatore Massimo Cassano, che dovrà poi partire subito per Bari per riuscire anche lì a presentare la nostra lista, perché noi abbiamo tre impegni importanti in tre città capoluogo: Foggia, Bari e Lecce, dove appunto Puglia Popolare ha le sue liste, e guardiamo con attenzione ciò che sta avvenendo, perché sono certo che i risultati verranno, perché abbiamo la capacità di trasmettere ai cittadini questa nostra purezza, questo nostro modo di vedere la politica come servizio, come disponibilità e non come interesse. All'amico Andrea, che ovviamente cedo la parola, la preghiera è di essere brevi e concisi in maniera tale da consentire a tutti di poter esprimere il loro pensiero e soprattutto dare centralità alla presentazione della lista Puglia Popolare Lecce e dei candidati al Parlamento europeo, che oggi abbiamo qui Nicola Di Palma e la nostra carissima amica Claudia Stomeo, che molti di voi hanno già conosciuto nella nostra sede. E ovviamente avrete visto che al centro del nostro tavolo ci sono due personalità di spicco, e salutiamo l'amico Carlo Salvemini, che ci ha raggiunto, e daremo anche lui un saluto di indirizzo velocissimo. C'è anche il posto lì che aveva tenuto il professore Binanti a fianco, assolutamente. E dicevo, avete notato che tra gli ospiti per noi più graditi ed illustri abbiamo l'assessore regionale all'ambiente Gianni Stea e l'onorevole Bruno Tabacci, segretario nazionale del Centro Democratico e colonna portante di Più Europa, che per noi è un onore avere quest'oggi qui e che ci darà anche lui una visione molto più ampia di quello che noi immaginiamo. Amico Andrea, a te la parola per il tuo saluto. Quando qualche tempo fa l'amico Bruno Tabacci mi ha chiamato per informarmi di questo dialogo, io l'ho subito ringraziato, perché oggi la prima impressione che ho venendo qui è di essere a casa, dopo la mia tradizione politica, gli studi che ho fatto per la scuola politica che ho fatto tanti anni fa. E io credo che sia importante portare oggi una testimonianza europeista. Un anno fa, quando siamo partiti con Più Europa, diciamo, eravamo abbastanza pazzi a farlo. Peggio di così si poteva scrivere solamente Più Immigrati in Italia in quel momento. Immaginerete il campagna elettorale che avremmo fatto. Ma è importante invece per me testimoniare questo sentimento europeista e sposarlo con una tradizione come quella di Puglia Popolare, perché ci fu un parroco molto importante, soprattutto nel nord Italia, si chiamava Don Primo Mazzolari, nel primo dopoguerra, che diceva che se la guerra esisteva in un paese non era colpa di taluni, ma era colpa di tutti, anche di chi doveva opporsi. L'Europa per noi è questo, è garanzia oggi di futuro e di pace, di un mondo più giusto, più unito. Ci rendiamo tutti conto che siamo appena 60 milioni di abitanti, e se dovessimo andare a parlare in un contesto internazionale, che ne so, con la provincia di Shanghai, abbiamo già pareggiato di fare, loro riderebbero, sentendo che noi dobbiamo parlare e magari battere il pugno per 60 milioni di abitanti. Io faccio formazione, mi occupo di ragazzi che fanno master, che viaggiano, come il collega Cassano, ma provare a parlare a uno dei miei ragazzi di tornare indietro, davvero
davvero hanno dei valori per le risate. Ma vi immaginate, di dire oggi a un 25enne di fare Erasmus, che viaggia, che fa l'esperienza di lavoro a Tokyo piuttosto che a New York, e dire: senti, quest'anno quando devi andare non lontano, quando devi andare a Madrid, devi andare prima in questura, fare il passaporto, poi chiedere il visto, poi attraversare con l'aereo l'Europa, scendere, far controllare il passaporto, cambiare la moneta. Ci rendiamo conto della stupidità, ci siamo fatti prendere da questo gioco, che è assurdo. Io non voglio dilungarmi, ripeto, voglio solo ringraziare un po' tutti gli ospiti che ci sono oggi qui, il Nicola che ho conosciuto da poco, perché ho sentito subito la forza di aiutare, di sostenere, è venuto a trovare mia scuola, è stato subito a casa. No? Io vi chiedo veramente di sostenere sia Puglia Popolare che Nicola, perché non sarà importante fare il 30, il 40, il 50%. Sicuramente vinceremo con Carlo Salvemini, perché credo che sia un attore che deve arrivare, ma è importante portare una testimonianza, l'importante è seminare bene, perché i nostri figli, ormai sono padre, i nostri figli abbiano veramente un futuro, perché non si può più tornare indietro, questo è chiaro, sono solo dei pazzi, anche in Inghilterra sta tornando indietro rispetto alla Brexit. E vi ringrazio per quanto valete. Grazie, velocissimi, e come avevo detto, la parola diamo al senatore Massimo Cassano, perché poi ci dovrà lasciare quando lui deciderà di dover arrivare a Bari. Prego Massimo. Buonasera a tutti e grazie Luigi, grazie veramente a tutti i candidati, agli amici che sono presenti, i consiglieri regionali, i provinciali, a tutta la squadra di Puglia Popolare della provincia di Lecce. E ringrazio come sempre Luigi, perché il grande lavoro di Luigi lo si vede oggi, ma lo stiamo vedendo negli ultimi anni, abbiamo visto quanto è cresciuto e cosa è riuscito a fare da solo in una città molto molto difficile. L'ho detto prima Luigi, noi ringraziamo Carlo Salvemini per, come dire, aver avuto il coraggio qualche anno fa di mettersi in gioco per una città che diciamo, veniva governata in maniera a dir poco sospetta, anomala. E siccome noi scegliamo di stare sempre con le persone per bene, noi scegliamo sempre di stare con le persone pulite, abbiamo deciso con tutti gli amici di sostenere Carlo Salvemini, e noi riteniamo che Carlo sarà veramente il miglior sindaco di questa città, e lo ringrazio ancora per quello che sta facendo. Ringrazio, ho visto il mio amico Claudio Stefanazzi, ringrazio perché c'è un rapporto giornaliero, devo dire un tecnico preparato che ci accompagna e ci aiuta spesso in quelle che sono le problematiche di una regione molto molto complessa, come voi sapete. E ringrazio Bruno Tabacci. E ringrazio Bruno perché noi non moltissimo tempo fa abbiamo avuto la fortuna di rincontrarci e di dialogare, di iniziare a creare un percorso diverso, un percorso alternativo, un percorso nazionale, con una persona che credo non deve dimostrare niente a nessuno, come Bruno Tabacci, non solo per la storia, ma soprattutto che ci appartiene, tra l'altro, la storia politica, ma soprattutto per la preparazione che gli riconosciamo e che ogni giorno mette a disposizione nostra e di tanti amministratori di questo paese. E chiaramente una parola al mio amico Nico, io lo chiamo Nico, tutti quanti noi lo chiamiamo Nico, Nico Di Palma, il nostro candidato alle europee. Abbiamo avuto anche in questo, caro Luigi, il coraggio, e l'abbiamo dimostrato ancora una volta, di scegliere le persone dal nostro interno, dalla nostra classe dirigente, perché potete immaginare quanta gente si è avvicinata
al contenitore Puglia Popolare per chiedere un supporto all'Europea. Ma noi anche in questo caso abbiamo deciso di prendere un uomo nostro, un dirigente, un consigliere comunale di un comune che è nella BAT, che è Canosa di Puglia, e abbiamo deciso di sostenerlo. Sempre perché crediamo che dal basso è importante partire dal basso, coinvolgere il territorio e far fare un po' di scuola, caro Bruno, a chi vuol fare politica, perché negli ultimi anni lo abbiamo visto tutti e due, i parlamentari di questa Repubblica non si possono né sentire né guardare, e improvvisarsi parlamentari in questo periodo non è un fatto positivo. I risultati li stiamo vedendo, che cosa sta succedendo, stiamo perdendo un paese che è in grandi difficoltà, governati da due signori estrema sinistra ed estrema destra, e che di guai ne stanno combinando tanti. I nemici ogni mese decidono di trovare un nemico. Oggi, dopo che li hanno presi e sono passati tutti, si stanno mangiando tra di loro, non sanno più con chi prendersela e si stanno attaccando al loro interno. Quindi questa è Puglia Popolare, un contenitore civico che oggi ha un rapporto importante con Più Europa, con Bruno Tabacci, con il Centro Democratico. È un contenitore che forse, lo dico agli amministratori, lo dico ai consiglieri comunali, ai sindaci, agli assessori di questa provincia, è l'unico partito civico, se così possiamo chiamarlo, che ha presentato le liste in tutti i comuni della Puglia. Io sono stato 2 giorni a Foggia, anche lì abbiamo una classe dirigente molto molto importante, rischiamo di diventare il primo partito della nostra coalizione. Ho girato tanti comuni e in ogni comune manca una sigla nazionale. I partiti nazionali non riescono a fare più le liste. Questa è la realtà oggi. Quindi, cari amici, caro Bruno, noi saremo al tuo fianco e veramente abbiamo la necessità di creare una classe dirigente adeguata a questo paese. Noi speriamo di essere protagonisti della vita politica anche di Lecce, di dare il contributo importante a Carlo per vincere queste elezioni, perché Lecce merita sicuramente una realtà diversa e merita Carlo Savelli, sindaco di questa città. Grazie. Grazie all'amico Massimo, ovviamente anche in questa provincia, come giustamente ha detto Massimo, siamo presenti anche noi nei 2 comuni sopra i 15.000 abitanti in cui si vota, che sono Copertino e Lecce, con la nostra lista di Puglia Popolare, oltre ad essere presente nei 28 comuni dove si vota nel Salento, e qui c'è tanta rappresentanza anche diffusa del territorio, ed è importante per noi ribadire in questo momento il nostro progetto, che è diverso da tutto ciò che il territorio può offrire, che ovviamente tutti conoscono ed ognuno vorrebbe poter abbracciare probabilmente con più veemenza e coraggio. Noi dobbiamo spingerli, caro Massimo, facendo comprendere che la nostra strada è quella giusta, che non stiamo promettendo niente a nessuno, anzi, chi ha avuto promesse probabilmente è andato da altre parti, non sicuramente da noi. Noi siamo delle persone che lavoriamo sul territorio per dare delle risposte ai territori, e il Salento in questo ha bisogno proprio di un'attenzione maggiore, perché lontana dalla situazione che tutti conosciamo, un po' baricentrica. Questo va detto perché naturalmente, essendoci la regione nel capoluogo, è evidente che gran parte dell'attenzione va in quella direzione. Noi dobbiamo riuscire a far comprendere che la ricchezza pugliese è complessiva, e in questo ci siamo uniti, perché non c'è una distinzione. Ed anzi, mi piace dirlo nella nostra chat, perché oggi è una giornata che dobbiamo ricordare per 2 motivi. Uno, per le mamme che ognuno di noi ha o non ha, hanno rivolto oggi un pensiero di affetto e di amore.
a tutte le mamme presenti, anche a quelle che ovviamente non ci sono. E il secondo motivo per noi è quello ovviamente della soddisfazione di Lecce, che abbiamo finalmente nuovamente la nostra squadra in Serie A e i colori della nostra città li abbiamo messo proprio nel nostro simbolo, anche questo è un territorio che possa portare la Puglia fuori da questo territorio nella categoria che merita, appunto, della Serie A. Adesso io vorrei dare il breve saluto al sindaco e al Alessandro Dellinoci, che ovviamente sono qui e so che pure loro hanno successivamente degli altri incontri, in maniera tale da poter dare un saluto breve di 2-3 minuti e poi continuare con la nostra scaletta di presentazione della lista. Bene. Salve a tutti. Grazie, grazie davvero per l'invito, ma io devo fare oggi un grande ringraziamento al Puglia Popolare. Grande e forte ringraziamento per avermi seguito, me e Carlo, in questa sfida difficilissima. Non era scontato e quando all'inizio ragionavamo con Carlo sulla composizione di una coalizione forte e che fosse attrazione civica, progressista e moderata, ho pensato subito che era arrivato il momento di provare a trovare una sintesi programmatica col vostro mondo, e io sono orgoglioso di avervi al nostro fianco. Grazie davvero. Ci siamo rincorsi già nel 2017 con esito non positivo, ma ci siamo riusciti nel 2019. Ancora più contento sono che abbiate scelto di sostenere l'Europea più Europa, perché è la mia scelta anche personale per questa Europea ed è la mia proposta politica all'Europea. Quindi in più volevo dirvi questo: questa città affronta una campagna elettorale complessa, una campagna elettorale che è fatta più di scontri che di proposte, e forse è arrivato il momento, negli ultimi 15 giorni soprattutto, di ritornare a parlare delle bellissime proposte che Puglia Popolare ha messo in piedi per la nostra coalizione, che ha messo al tavolo della coalizione e che vuole proporre per migliorare questa città. Noi in questi 18 mesi ci abbiamo provato non solo ad amministrare, ma a sradicare un sistema incrostato, e solo attraverso anche le esperienze che la vostra lista propone all'interno della nostra coalizione, le vostre professionalità, sono convinto che riusciremo a portare a termine. Da oggi si sancisce non solo la presentazione pubblica della vostra lista, ma spero un progetto politico insieme, lungo e duraturo, per Lecce e per il territorio. Grazie. Grazie Alessandro, ha fatto bene a sottolineare che noi abbiamo accettato l'incontro con l'amico Carlo, che invito a venire, non per ragioni di poltrone, non abbiamo trattato assolutamente nulla, abbiamo chiesto i nostri 10 punti che avevamo lavorato all'interno del nostro movimento che venissero integrati nel suo progetto, perché noi pure abbiamo un'idea di città che può essere migliorata e tutti sappiamo che non siamo perfetti, ma nella convinzione che Carlo è la persona per bene che Lecce merita, ci siamo messi a suo sostegno, convinti di riuscire a portare a termine il progetto. Vai Carlo. Grazie a tutti, grazie a chi c'è venuto da fuori, sono naturalmente grato e lieto della vostra presenza e a voi che affollate questa sala. Ha detto bene Luigi, ha detto bene Massimo, ha detto bene Alessandro. Questa nostra intesa politica programmatica, che qualcuno considera insolita e inedita, in realtà è stata quasi naturale. Perché, come precisato, è avvenuto sulla base di condivisioni di principi, di orizzonti e di sensibilità. Non abbiamo, diversamente da quel che qualcuno
pensa dovuto siglare accordi prenotarili o patti di potere, come sono pure evocati in questa campanella. Con Puglia Popolare abbiamo convenuto che entrambi fosse importante condividere uno sforzo, quello di dare alla città una nuova classe dirigente che si incaricasse di porsi come alternativa a una classe dominante, quella di lavorare perché il Palazzo della Città, come è avvenuto negli ultimi 18 mesi, venisse considerato la casa di tutti e non lo spazio di pochi, e quello di ribadire la nostra idea di potere non come sostantivo, dominio o comando, ma come verbo servire, poter migliorare, poter trasformare, poter cambiare. Quando ci siamo riconosciuti su questi capitoli di un patto di cittadinanza, ci siamo stretti la mano. Non avevamo nulla da aggiungere. E quando mi hanno invitato a casa, nella loro sede, e ho visto appese Bruno le foto di Aldo Moro, di Alcide De Castri e Don Luigi Sturzo, io che pure ho una biografia politica diversa, ho avvertito l'emozione di riferimenti politici, culturali che sono storia del paese, cultura popolare. E quando ci siamo detti, vi ho detto, oggi lo sforzo più importante è quello di la ricetta contro il populismo e un nuovo popolarismo, ci siamo ritrovati immediatamente. Oggi quindi siete qui con me, con noi, io sono qui con voi, piacere di rivedervi in tanti. La campagna elettorale naturalmente nel vivo, mancano 15 giorni, qualcuno dice i più importanti, io dico importanti, perché non bisogna cadere nell'errore di tenere che siano fondamentali, perché sono tanto altrettanto importanti i 3 mesi che abbiamo alle spalle, che sono stati di grandissima pratica di confronto con la cittadina. Piedi per terra, impegno quotidiano, i candidati di Puglia Popolare, gli uomini e le donne che sono al mio fianco, li conosco bene, sono persone per bene, io sono orgoglioso di averli con me, so quanto ci stanno mettendo, avevano qualche difficoltà all'inizio di dire non vorremmo che la nostra scelta potesse essere percepita come con diffidenza dal nostro elettorato, dopo pochi giorni era svanito perché hanno percepito e misurato nel confronto quotidiano come questa nostra intesa fosse accolta nel suo autentico e più genuino significato. Io vi ringrazio, naturalmente vi auguro ogni bene anche per la campagna elettorale per le europee, che purtroppo nella nostra città, non so altrove, inevitabilmente viene schiacciata dall'attenzione per le amministrative, è un appuntamento straordinariamente importante, che non deve essere sottovalutato, perché poi gli orizzonti di futuro si costruiscono dentro una dimensione europea. Chi ritiene che si possa far da sé spaccia una moneta cattiva. I grandi problemi, le grandi visioni di futuro passano attraverso le grandi istituzioni sovranazionali. Se oggi non fossimo dentro l'Unione Europea, per quanto qualcuno si illuda di poter appellarsi al straordinario genio italico, noi saremmo in grandissima difficoltà, perché siamo bravi, siamo orgogliosi della nostra cultura, della nostra tradizione, del nostro genio, ma siamo il paese con il più alto debito pubblico d'Europa, con il più basso tasso di crescita d'Europa, con la più alta disoccupazione giovanile d'Europa, o tra le più alte, e questo è una realtà con la quale dovremmo prima o poi fare i conti, perché è vero che siamo la seconda industria manifatturiera d'Europa, ma ci sono alcune tare che ci tengono come palle al piede bloccati e non riescono a
a innescare processi virtuosi di sviluppo e crescita del benessere soprattutto per le generazioni future. Ecco perché è importante affidare il nostro voto e la nostra fiducia a forze che guardano all'Europa come casa propria e non come un nemico in casa. Quindi grazie a tutti e buon voto da qui a te. Grazie per tutto. Allora adesso io, amici, prima di passare alla parte diciamo che riguarderà le europee, vorrei entrare nel momento più, quello della presentazione della lista di Puglia Popolare Lecce, che è una lista composta da professionisti, da persone che avrete l'onore e il piacere di comprendere quanto siano ovviamente radicate in questo territorio. Noi faremo magari un applauso finale perché iniziamo per ognuno di loro a dire chi sono e cosa fanno come professione. Sono tutti in ordine alfabetico perché nessuno di loro ha voluto nemmeno per un attimo prevaricare nessuno. E devo dire che le donne, anzi, sono maggioritarie in questa lista con grande piacere ed enorme soddisfazione. Allora abbiamo Alemanno Annarita, che è un funzionario regionale. Se vogliono alzarsi e salutare, possono farlo. Vandelli Rita, che è una commessa. Bevilacqua Maria Cristina, anch'essa una commessa in una cartolibreria. Calabrese Antonella Fara, anch'essa una commessa. Caprioli Romina, dipendente di una ditta privata. Carla Luca, osteopata, è il nostro amico che ha dimostrato quanto è importante il coraggio che dicevo prima a proposito di Aldo Moro e di dire la verità, di mantenere fede ad una scelta presa. Grazie all'amico Luca, lo dobbiamo tutti. Ciracci Vincenzo, un funzionario della Regione Puglia. Il dottor Augusto Corzo, medico chirurgo e odontoiatra, che ringraziamo per aver scelto noi. L'amico Dario De Giuseppe, dipendente del Ministero dell'Interno. L'avvocato Eleonora De Vitis, che ribadisce la nostra, il suo affetto e il nostro legame. L'amico Franco De Vitis, un pensionato ma iperattivo, devo dire, del Coco. Sì, ma al momento quando arriveremo. Del Coco Marianna, un avvocato anch'essa che è con noi a sostenerci in questa campagna. Panales Stefania, una studentessa della facoltà di giurisprudenza. Laurisa Valentina, una dipendente della Tony Altier. Lazzari Roberta, una giovane imprenditrice. Marchese Emilio, il rappresentante dell'ente nazionale sordi che vedete qui con il suo ente rappresentato. Mariano Sara, a cui vanno i nostri auguri perché è diventata mamma, proprio diventata mamma proprio in questi giorni, due giorni fa. Il professor Negri Sergio, docente universitario dell'Università di Salento. Il dottor Dino Pagliaro, medico nutrizionista, nostro affezionato e sicuramente importante anche nella sua carica di vice coordinatore regionale. Emanuele Ricercato, il giovane che si è impegnato con Puglia Popolare e rappresenta il movimento giovanile. L'amico Rizzo Antonio, dipendente del Ministero di Grazia e Giustizia. La nostra dottoressa Marcella Rucco, che è già dirigente dell'istituto scolastico provinciale, da non confondere con un'omonima candidata in una lista minore che non può essere confusa. E l'amica Casilli Natascia, giovane imprenditrice anche lei, che ha dato la sua disponibilità con noi. Rushai Magdalena, una bibliotecaria che lei ha voluto dare il suo contributo alla nostra lista. La signora Schifa Adriana, un'impiegata di una ditta privata, anche lei al nostro fianco, insieme con il valoroso
amico e marito Giorgio Leo. Tafuro Sara, una cavaliera di Sara, una ragazza molto disponibile e vivace. L'amica dottoressa Todorova Tania, commercialista. A lei un piccolo saluto per spiegare anche una presenza qualificata, perché questo è il modello di integrazione che noi vogliamo. È una giovanissima che è venuta a studiare nel nostro Salento, si è mantenuta con tanti sacrifici agli studi personali, oggi è una commercialista affermata in uno studio importante e ha deciso di intraprendere anche questa avventura in politica perché vuole far valere la sua presenza e le sue idee in, una, in uno Stato che ritiene amico. Questa è l'integrazione. Proprio Carmela, è giovane ancora, commessa e imprenditrice, pardon. Cumulo Pierluigi, dipendente del Ministero di Grazia e Giustizia, un'altra colonna che si è aggiunta a noi e spinge con veemenza verso l'affermazione di questa lista. L'amico Gigi Valente, coordinatore cittadino di Sindaco Popolare. Ultimo ma non ultimo, Vincenti Giovanni, un dipendente del Ministero dell'Interno. E io dico adesso un applauso complessivo a tutti gli amici che hanno voluto con noi intraprendere questo percorso che porterà con certezza il successo di questa lista e del candidato sindaco Carlo Salvini. Grazie per aver scelto noi, grazie per essere vicini ancora a noi. E adesso con la stessa velocità voglio continuare per passare alla fase 2, quella che è legata strettamente a noi, perché devo dire che noi abbiamo avuto anche l'ardire, come ha detto bene il senatore Cassano, di pensare che dobbiamo avere un riferimento nazionale, dobbiamo avere anche un riferimento europeo. Abbiamo accettato anche questa sfida, quella che è uno dei 6 coordinatori provinciali di Puglia Popolare si mettesse in gioco per tentare di dare anche il parlamentare europeo a questo territorio, che sia un nostro amico, uno che conosce bene i nostri progetti e le nostre idee. Parlo dell'amico Nico Di Palma, che adesso lo invito ad un saluto, anche perché lui dovrà raggiungere Bari. Lui è un consigliere comunale a Canosa di Puglia, ma è il coordinatore della BAT con cui abbiamo condiviso tutto il percorso dalla nascita di Puglia Popolare da 3 anni a questa parte. Ovviamente tutto il territorio qui sta impegnato su questa cosa, perché vedremo in ogni paese, anche dove non c'è il voto, di dare il nostro contributo per un progetto in cui crediamo e crediamo fermamente. Grazie. Grazie a tutti. Io sono senza parole veramente, perché conosco bene Luigi Mazzei, con il quale abbiamo condiviso gran parte del nostro percorso politico in Puglia Popolare. E veramente vi faccio i miei complimenti, sono convinto che sarà sicuramente un grande successo, conoscendo Luigi, che è uno di quelli forti, di quelli che sono molto ma molto determinati, hanno quella caparbietà che li contraddistingue rispetto ad altri. Ha detto bene Luigi, io sono un coordinatore come lui di Puglia Popolare, che ha aderito a Centro Democratico e Salute Bruno Tabacci. Massimo Cassano ha parlato di coraggio. Beh, io penso che qua ci vuole più di coraggio. Abbiamo accettato una grande sfida, quella di correre per il Parlamento europeo. E la bellezza di questo gruppo, adesso che stiamo qui a discutere di Lecce, ma tra un po' stiamo parlando di Bari, ancora dopo di Poggio e di altri comuni, la cosa più bella è che esiste in un qualche modo il rispetto, l'amicizia,
è stato scelto un semplice consigliere comunale di Canosa di Puglia. Non i soliti personaggi, non i soliti uomini che hanno ormai in verità scocciato. Quindi noi ce la stiamo mettendo tutta con questo nuovo progetto. Abbiamo una grande forza alle nostre spalle, che è quella degli uomini che ci seguono di Puglia Popolare. Siamo oltre 300 sul territorio, stiamo presentando le liste un po' dappertutto, come diceva bene Massimo, abbiamo almeno 45 liste presentate, abbiamo un esercito. Anche se siamo i più piccoli, io penso che il 27 ci saranno molte novità, e noi questa partita la vogliamo non solo giocare, ma noi questa partita la vogliamo vincere. Non abbiamo mezzi termini, ce la stiamo mettendo tutta, stiamo facendo un lavoro quasi disumano. Ringrazio Gianni Stea, un leone, non è un assessore, è uno presente e partecipa a tutto. La sua porta in regione è sempre aperta, un uomo che tende la mano sempre a tutti. Questo è il nostro modo di fare politica. Noi facciamo politica dal basso, come diceva Massimo prima, facciamo la politica più che dei grandi uomini, facciamo la politica dei consiglieri comunali, quello che siamo vicino alla gente, quello che siamo vicino alle problematiche. Io non vi voglio tediare, perché penso che avrete sicuramente altro da fare, quello di andare a trovare i voti, perché è molto importante questo, e di portare Lecce Popolare alla vittoria. Io ringrazio tutti e vi saluto affettuosamente. Grazie, mi mancherà l'apporto di questa provincia con certezza. Io adesso vorrei il saluto dell'assessore regionale Gianni Stea all'ambiente, che è una delle persone per questo territorio si sta spendendo ogni qualvolta ci siamo permessi di segnalare qualcosa di importante. Quindi è giusto che lui stia con noi e che dia il suo contributo in questo momento così delicato. Niente. Grazie Luigi, ma io oggi, permettetemi di dire, ho sentito mentre presentava la lista Luigi una autorevolissima lista, e voglio fare un saluto affettuoso in particolar modo alle donne che ci stanno mettendo la faccia in questa lista. Permettetemi di dire questo, lo dico perché è giusto che ci sia una grossa rappresentanza del mondo femminile nelle istituzioni, sia a livello locale, sia a livello regionale, sia a livello nazionale. Permettetemi di fare due appunti importanti. Ringraziare Carlo Salvemini, Pippo Cavaliere, il candidato sindaco di Foggia, e Antonio De Caro, in questi capoluoghi di provincia dove sono convinto che Puglia Popolare darà l'apporto, quel voto in più che porterà la vittoria il centro-sinistra nella regione. Dico Carlo perché io credo che con una stretta di mano si è fatto un accordo, a differenza di chi sino ad oggi ha governato non nell'ultimo periodo per quella famosa anatra zoppa che poi è caduto questo consiglio comunale, ma negli ultimi 10 anni. Noi stiamo dimostrando che con piena autonomia abbiamo messo su una squadra a livello regionale con un movimento politico che rappresenta oggi più di 240-250 amministratori su tutto il territorio pugliese. Ma
con un confronto democratico, dando disponibilità e spazio con un confronto, trovando le soluzioni, trovando i candidati da poter fare delle competizioni elettorali come questa delle europee e come questa della città di Lecce e come gli altri amministrativi che noi siamo presenti in tutto il territorio, in tutti i comuni superiori a 15.000 abitanti con Puglia Popolare e anche con candidati sindaci nostri, di nostro riferimento. Come diceva Luigi e come diceva Massimo, io avendo un ruolo a livello regionale potevo essere il candidato come Massimo forse più valido, dal punto di vista mediatico più conosciuto. Abbiamo scelto uno di noi, abbiamo dato spazio a un consigliere comunale, di Canosa che a differenza di altri che oggi stanno facendo la competizione elettorale sono parlamentari europei uscenti, in particolar modo di questo territorio, e anche colleghi miei assessori, sindaci. E io sono convinto che noi con gli ultimi dati che ci sono arrivati, io credo che più Europa supera il 4%, quindi sono convinto che noi possiamo veramente eleggere il nostro parlamentare europeo. Noi abbiamo la possibilità, insieme a tutti quanti voi, di fare questa campagna elettorale di supporto nei confronti di Nico Di Palma, ma anche di una candidata donna, la Stomeo, che oggi sta qua e poi si presenterà a tutti, di portare quel valore aggiunto e quindi di portare la presenza a livello europeo di un candidato, di una lista civica che insieme all'onorevole Bruno Tabacci abbiamo, come dire, messo insieme le forze e ci siamo scissi in un movimento nazionale che è quello del Centro Democratico che rappresenta Bruno Tabacci, che rappresenta la storia di tutti quanti noi. Io, come lui, democristiano, che vengo da una famiglia di democristiani e che morirò democristiano. Quindi noi oggi abbiamo uno spazio, abbiamo una prateria, tolto i 5 Stelle, tolto la Lega, c'è tanto voto, tanto elettorato dove si può pescare, dove molta gente non voterà mai il PD e che si può, come dire, si può raccogliere questo consenso, perché manca quell'anima moderata centrista che rappresenta l'Italia, ha sempre rappresentato la nostra nazione. Non abbiamo mai avuto al governo degli estremisti, né di sinistra e né di destra. E io sono convinto, Bruno, che a differenza dei miracolati eletti senza voto, perché ci sono molti miracolati eletti solo perché sono usciti dalle segreterie nazionali dei partiti e quindi il dottore Amico, l'avvocato di turno, ma che non hanno mai preso consensi sul territorio. E da là che nasce Puglia Popolare, dall'autonomia di essere rappresentativi ma con il voto, con il consenso popolare, questa è la differenza. Noi abbiamo questa grande arma e questa grande forza. E io, come ho detto, e ho mandato una lettera aperta al direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, non più tardi di 3-4 mesi fa, disse: è un'offesa all'intelletto umano continuare ad avere una legge nazionale dove a livello comunale bisogna scrivere il cognome, a livello regionale bisogna scrivere il cognome, a livello europeo bisogna scrivere il cognome. Per quanto riguarda le votazioni al Parlamento italiano, sia della Camera che del Senato, non esiste il cognome. Esiste solo mettersi in un listino bloccato ed essere eletto. Cioè persone che non rappresentano questo territorio e che vengono messe da altre regioni e spostate in questo territorio non conoscendo le problematiche di questa gente, della nostra gente. E questo è un invito. Caro onorevole,
di poter, come dire, portare avanti questa sfida e farla diventare legge nazionale, perché è giusto che si ritorni alle preferenze. Detto questo, io voglio augurarvi una buona campagna elettorale e abbiamo la possibilità il 26 maggio di eleggere due persone. Uno è il vostro sindaco, sicuro sindaco, Carlo Salvemini. Due, il nostro parlamentare europeo, Nicola Di Fano. Grazie. Grazie all'assessore Gianni Stea. Adesso l'intervento sicuramente più atteso, quello dell'onorevole Bruno Tabacci, perché vorremmo con lui, magari dopo il saluto, io l'avevo chiesto, poi mi dicevano di dover andare via, però sarebbe molto meglio magari riuscire poi a sentire Claudia, per un saluto, se vuole farlo brevemente prima dell'onorevole, per me va benissimo. Perché io avevo previsto questo, però mi dicevate della fretta e avevo chiesto poi, per me va meglio così. Allora la nostra amica e donna candidata per il talento, per dire che Claudia è nostra amica da questa mente. Intanto vi ringrazio tutti di essere venuti con questo brutto tempo e anche ad aver ridotto un attimino la vostra campagna elettorale qui su Lecce e vivace, e lo sappiamo tutti. Vi saluto velocemente per dare anche la possibilità ai nostri ospiti di non correre in modo particolare, perché devono arrivare lontano ed è importante che ci arrivino sani andando piano. Motivo per cui io sono Claudia Stomeo, vi chiedo fiducia, sono di Casarano, sono del territorio, un'imprenditrice, una piccola partita IVA in realtà, un'autonoma orgogliosamente artigiana, penso di rappresentare bene, di conoscere bene il nostro tessuto economico e vorrei avere l'opportunità di portarlo in Europa, perché dal nostro tessuto economico, dal nostro tessuto commerciale dobbiamo ripartire. Non dal reddito di cittadinanza, non dall'assistenzialismo, ma delle possibilità che ci può offrire l'Europa e che dovrebbe offrirci l'Europa, perché noi dovremmo essere il cuore, tutto il sud Italia dovrebbe essere il cuore pulsante dell'Europa, così come è stato nella storia. Siamo circondati dal mare, siamo circondati dalla possibilità di espandere, di far espandere l'Europa verso nuovi mercati, tutti emergenti. Quindi da noi dovrà ripartire un'Europa nuova, un'altra Europa che noi vorremmo, con un'altra Italia che esiste ed è operosa. Per questo vi chiedo di votare me, di votare Nicola ovviamente, di scegliere più Europa, che vive la scuola del centro, ma che verrà molto il 4%, perché noi non ci accontentiamo di questo 4%, perché meritiamo di più, tutti noi meritiamo di più. Claudia, il tuo entusiasmo credo che nel talento sarà importante e riusciremo insieme a poter sicuramente far affermare quali sono i principi di più Europa e quelli di Puglia Popolare. Io con l'occasione voglio ringraziare anche della presenza in sala, perché c'è stato fino ad ora con noi sia il consigliere regionale Marietto Romano, sia il consigliere provinciale Massimiliano Romano, che andranno via, so, perché hanno un altro impegno e quindi anche questo consente di far comprendere come sta crescendo in questo territorio la presenza anche nelle istituzioni. E affidiamo le conclusioni all'onorevole Bruno Tabacci, che ringraziamo di essere qui con noi questa sera. Le conclusioni non sono molto complicate, perché l'incontro di stasera è un incontro molto operativo, avete discusso in un tempo molto ristretto come Puglia Popolare si presenta al Comune di Lecce, avete ascoltato le parole del candidato sindaco, avete sentito l'elenco dei candidati, quindi da questo punto di vista siete pienamente informati e credo che l'interesse dei leccesi sia quello di vedere Salvemini rieletto in condizioni di sicurezza, perché l'altra volta tali condizioni non si sono verificate, e poter dare alla nuova amministrazione quel respiro che serve per recuperare il tempo perduto. E lui ha detto che il 26 di maggio saranno le elezioni
amministrative qui a Lecce che trascineranno quelle europee. Io vorrei semplicemente segnalarvi il fatto che il 26 di maggio le elezioni europee avranno questa volta una straordinaria importanza. Forse molti non se ne rendono ancora conto, ma è così, assomigliano più o meno alle elezioni politiche del 1948, quando si trattò di decidere, dopo aver approvato l'Assemblea Costituente, la nuova Costituzione, da che parte stare. E oggi è così in Europa, posto che l'alternativa di cui parla Salvini non esiste, non c'è possibilità che l'Italia possa camminare da sola. Oggi in un comizio ha detto: riprendiamoci le chiavi del nostro paese. Ma vedete, nell'arco di pochi decenni la popolazione mondiale è passata da 2 miliardi e 9 a 7 miliardi e 2. Ora, se voi fate un calcolo molto semplice e considerate i 60 milioni di italiani, capite che il peso è andato riducendosi. Se nel 1970 era l'1,6, oggi è lo 0,8. I 500 milioni di cittadini europei dei 28 paesi che aderiscono all'Europa, i quali 19 hanno in tasca la stessa moneta, rappresentano meno del 7% della popolazione mondiale. Allora dico, ma cosa vogliamo ridurci? A niente? Cioè, noi pensiamo di partecipare al futuro G20 con la forza isolata del nostro paese. Guardate che al G20 oggi partecipano dei paesi che fino a qualche anno fa non ne facevano parte. Il Brasile era una colonia portoghese, l'Indonesia era una colonia olandese, perché l'Olanda e il Portogallo erano due grandi paesi coloniali. Ma non c'è spazio nel G20 né per l'Olanda né per il Portogallo. Così tra 30 anni nel G20 non ci sarà spazio per nessun paese europeo singolarmente preso, il che vuol dire non essere considerati sullo scenario mondiale, che ormai si sta riducendo a due grandi leader, gli americani e i cinesi. E con l'interazione che Trump ne sta dando, rischiamo tra l'altro una crisi di commercio di proporzioni gigantesche, perché questa storia dei dazi è tutt'altro che una cosa chiara. Pensate voi, in questa provincia, dove avete una caratteristica di un sistema di piccole e medie imprese, oltre che un'agricoltura molto innovativa, che non produce per sé, produce per vendere. A meno che non abbiate deciso che mangiate voi tutti i prodotti che producete nel Salento, che vi vestiate con le cose che producete qui, o che, diciamo, organizzate le vostre case sulla base dei prodotti che ci sono qui, i divani o quant'altro. Ma non è così, tutte queste aziende fallirebbero, perché voi non siete in grado di reggere un mercato di queste proporzioni. Questo vale per la Puglia e vale per l'Italia. Quando si dice che l'economia italiana è trainata dalle esportazioni, che cosa significa? Che noi in realtà l'occupazione legata alla produzione di beni e di servizi l'abbiamo in quanto produciamo delle cose che portiamo nel mondo. Tant'è che si dice il design italiano, l'italianità dei prodotti, e questo presuppone che ci sia un mercato in grado di recepire questi prodotti. E allora questo è il contrario delle chiavi di casa nostra, di cui parla Salvini. Lui vorrebbe che noi ci rinchiudessimo in casa. Tant'è che a Milano, dove io sono stato eletto a proposito delle cose che ha detto il mio amico in un collegio maggioritario dove arrivava il primo, non è che c'erano le liste bloccate, e diciamo che era una delle innovazioni di questa legge elettorale che fu un piacere per molti aspetti e che ha recuperato quella tradizione che già col Mattarellum era in campo, dove nei collegi uninominali maggioritari passa uno solo. Io ero candidato solo lì, non potevo essere candidato da altre parti, e se non fosse arrivato primo nel collegio 1 di Milano non sarei rientrato in Parlamento. È molto semplice ancora. Però dico, pensiamo che in una realtà come quella milanese lombarda l'idea di poter
camminare al di fuori dell'Europa. È una cosa che non ha nessun senso. E Salvini in realtà sbraita perché è convinto di continuare a poter scambiare la paura con il consenso elettorale. Finora gli è andata bene giocando sui migranti e meno ne arrivano più utilizza questo strumento. E poi la sicurezza, tra un po' dovremo armarci perché secondo il ministro dell'interno la difesa in casa ce la dobbiamo fare noi. Ora, se chi come me ha difficoltà a maneggiare un coltello, mi si deve spiegare come potrei fare per difendermi. Il cittadino paga le tasse in relazione a questo, c'è l'esigenza che lo Stato corrisponda in termini di sicurezza al benessere del cittadino e alle sue aspettative. Quindi lui non può giocare sulla paura, invitando gli italiani a difendersi da soli. Deve creare le condizioni perché lo Stato sia presente e sia in condizione, soprattutto nei confronti dei malavitosi, di garantire l'equilibrio nella vita delle persone e di farlo in particolare per coloro che sono più deboli o che hanno comunque difficoltà ad organizzare delle difese personali, perché poi voi vedete nei paesi in cui c'è una logica di questa natura, vuol dire che i più ricchi si organizzano anche la polizia privata, personale, hanno le guardie del corpo, ma un cittadino normale queste cose non le può avere. Quindi perché intestardirci in una visione politica che ci mette ampiamente fuori gioco? Quindi l'Europa è una condizione di necessità, noi non possiamo che stare in Europa. Evitiamo di dire delle sciocchezze, evitiamo perché non facciamo il nostro interesse. Ma come si fa a non rendersi conto che la prospettiva di un paese come il nostro è solo in quel contesto? D'altro canto c'è l'esempio della Brexit. La Brexit è il grande manifesto che inneggia all'Europa. Perché? Meno di 3 anni fa gli inglesi hanno fatto un referendum e si sono immaginati che fuori dall'Europa ci fosse la sicurezza del futuro. E come mai all'istanza di 3 anni non ne sono più usciti e non sono in grado di decidere che fare? Si sono, diciamo, fatti una sorta di autogol. Non sono nella condizione di fare un passo ulteriore. Quindi vuol dire che la loro linea, quella di stare dentro l'Europa dicendo di uscirne, non è praticabile, perché loro vorrebbero mantenere i vantaggi dello stare dentro un paese, una comunità europea in cui c'è la libertà di trasferirsi, di trasferire beni, di commerciare. E, però se si esce da questo, tutti questi vantaggi che sono legati al vivere insieme vengono meno e non potranno che essere trattati gli inglesi esattamente come qualsiasi altro paese fuori dalla comunità europea. Però questo a loro non piace. E già Londra ne ha pagato degli effetti importanti, perché chi ha dimestichezza con quella città, e sicuramente voi ce l'avete perché molti di questi ragazzi italiani sono a Londra, hanno lavorato a Londra e hanno cominciato a preoccuparsi, perché è una città che era il cuore della finanza internazionale e che oggi ha visto banche cambiare strada, ha visto industrie cambiare sede. E quindi non è stata una buona scelta. Se questo vale per gli inglesi, che sono andati a votare pensando che erano ancora a capo del Commonwealth, la signora May pensava che con lei c'era il Canada, che c'era l'India, che c'era il Sudafrica, che c'era l'Australia. Non c'erano più questi paesi. E quindi gli inglesi hanno dovuto ridimensionarsi nei fatti. Tant'è che i giovani di Londra hanno votato per restare in Europa, non per la Brexit. Chi ha votato per uscire dall'Europa erano, diciamo, le contee di periferia, dove era forse più facile far passare un messaggio alla Farage. Tra l'altro si coprono di ridicolo perché, siccome non sono riusciti neanche a decidere come uscire, andranno a votare. Gli inglesi andranno a votare per eleggere la loro rappresentanza del Parlamento Europeo, che è un autoschiaffo. È come se uno si fosse schiaffeggiato da solo. Ma non avevate mica detto che volevate uscire. Dovete andare a votare. Quindi vedete, Salvini vorrebbe che noi facessimo questo percorso. E poiché
anche dalla Puglia è venuto un voto decisivo per il governo giallo-verde, sarà bene che voi nella comunicazione cercate di aprire gli occhi ai vostri concittadini, perché non è che si può votare sulla punta della protesta e poi preoccuparsi delle conseguenze che si determinano. Il voto costruito sulla protesta, ovvero il voto di pancia, non è un voto di testa. Si potrebbe dire che è un voto stupido. Perché è un voto stupido? C'è la possibilità di confrontarlo con la realtà delle cose. Nel 1946-48, quell'elezione a cui ho fatto cenno, per la prima volta nel 1946 con il referendum Monarchia Repubblica e poi con l'elezione della Costituente, andarono a votare le donne. Per la prima volta ci fu il suffragio universale. E io vi voglio dire che quel paese era molto diverso da quello di oggi. Era un paese che per il 40% era fatto di analfabeti. Non sapevano né leggere né scrivere, ma sapevano votare. Non si sono sbagliati. Mio nonno è una povera contadina, anche lei regolarmente analfabeta, ma votò per De Gasperi. E quale fu la conseguenza? Che nell'arco di pochi lustri la riconquistata democrazia nel nostro paese creò le condizioni perché l'Italia tornasse ad essere un paese rispettato, con uno sviluppo di natura clamorosa, voi lo conoscete bene, perché ci furono migrazioni imponenti dal sud verso il nord del paese. Allora quei poveri contadini ignoranti, nel senso che non sapevano leggere, erano però molto intelligenti, avevano una cultura civica di grandissimo spessore. Adesso questo Salvini che predica odio, gioca sulla paura, in realtà ha perfino disconosciuto il significato del 25 aprile, come se noi dovessimo tornare indietro, scignotta il Duce nelle cose che fa, va a Imola e parla dal balcone dal quale parlava il Duce, proprio delle cose che, di cui non abbiamo bisogno, non abbiamo bisogno di questo. E dopodiché fa delle grandi comiziate e poi si mette a fare selfie. E quando c'è qualcuno che sul selfie vuole ironizzare, c'è stata una ragazza l'altro giorno che ha detto: ma non era lei che diceva che noi eravamo, insomma, che eravamo dei terroni, dei terfoni, insomma. E quindi lui subito l'ha segnalata nelle sue guardie del corpo perché gli prendessero il telefonino, no? Quindi il ministro dell'interno, che di solito si segnala per la prudenza e per l'equilibrio, i ministri dell'interno li abbiamo sempre avuti, ma non si conoscevano neppure, perché stavano a lavorare dietro la loro scrivania e dirigevano la polizia, dirigevano le forze che sono a garanzia di tutti, non facevano i presunti capi popolo. Lui è sempre in campagna elettorale, gira. Io sono preoccupato di questo modo di fare, perché il messaggio che trasmette non è un messaggio tranquillizzante, è un messaggio che agita. Poi non parliamo di Di Maio, quello non sa esattamente di che cosa parla, ed è una cosa molto diversa. Tra l'altro un po' di esame di coscienza dovete chiedere ai vostri concittadini, perché anche qui hanno fatto il pieno 5 Stelle. Hanno mandato in Parlamento, è stato detto oggi, delle rappresentanze che non sono neppure giudicabili. Non sono giudicabili, per carità di patria. È chiaro che un tempo chi arrivava in Parlamento era il risultato di un percorso che magari partiva dal Consiglio Comunale, passava nel Consiglio Regionale, faceva il sindaco del paese e poi approdava in Parlamento. E in Parlamento c'era tutto un percorso, io ci sono arrivato nel 92, ma avevo già fatto il presidente della mia regione. Allora la Democrazia Cristiana, che era il gruppo di maggioranza relativa, aveva delle regole per cui l'eletto per la prima volta in Parlamento doveva rispettare certe regole interne. Tant'è che Gerardo Bianco, che era il capogruppo, mi chiamò e mi disse: Bruno, tu hai già fatto il Presidente della Regione, ne sai più di molti di quelli che sono arrivati qui, però adesso guarda, le cose non stanno così, noi non ti possiamo mandare in una delle commissioni di pubblico. Non possiamo mandarti subito, ti manderemo tra 3 mesi. Non puoi andare al governo perché sei di prima legislatura. E per parlare in aula devi chiedere il permesso. E in commissione per fare il relatore su un provvedimento devi studiare, devi prepararti.
Questa è la metodologia che noi seguiamo, perché siamo in 225 e ci deve essere spazio per tutti. Benissimo, non c'è problema. Guarda caso, mi era capitato negli anni precedenti di dirigere l'ufficio studi al Ministero dell'Industria e poi di fare il capo della segreteria tecnica del Ministero del Tesoro. Cioè vuol dire che, e io non ero un esempio straordinario, non ero un campione, era per dire come si curavano le persone che i grandi partiti popolari portavano in Parlamento. È chiaro questo concetto? Allora fate un esame di questi ragazzotti che sono arrivati. Il 50% di loro non ha mai fatto la denuncia dei redditi, che vuol dire che non ha mai lavorato in bianco, avrà fatto qualche lavoretto in nero. E questi dovrebbero avere oggi la responsabilità di guidare un paese. Addirittura Di Maio ha 5 ministeri. 5 ministeri. Tra l'altro ha avuto l'ardire di detenere due posizioni che sono antitetiche, il Ministero del Lavoro e il Ministero dell'Industria e Attività Produttive. E gestisce le vertenze, che di solito si tenevano al Ministero dell'Industria, perché i sindacati erano giù e magari se c'erano problemi di assestamenti, di licenziamenti e quant'altro, il Ministro del Lavoro era la controparte. E allora lui va lì, dirige con quella faccia che ha e dice sono sempre io, gli risolvo io il problema. E infatti tutte quelle vertenze sono rimaste lì al palo, non ha risolto neanche uno. Quindi, vedete, ci siamo infilati in un gioco molto brutto. In più, devo dire che la cosa più grave è la perdita di fiducia che l'Italia sta acquisendo nel contesto internazionale. Questo gioco degli spread è un gioco terribile. Vuol dire che noi, come debitori, non siamo ritenuti affidabili. E voi sapete che chi fa attività industriali o artigianali ha bisogno del credito, non può avere la sfiducia del creditore, ed è normale che un paese come l'Italia possa avere anche un debito pubblico di certe proporzioni. Nessuno l'ha mai contestato. Ti contestano il fatto che tu sia nelle condizioni di restituire quel debito, di pagare gli interessi e di restituire il capitale. Se viene meno la fiducia, è chiaro che basta che saltino due aste. Noi dobbiamo tutti gli anni piazzare 400 miliardi di titoli del debito pubblico che vanno rinnovati. Se noi saltiamo due aste, non siamo più in grado nell'arco di due mesi di pagare gli stipendi e le pensioni. Quindi loro non sanno a che gioco stanno giocando. Questa provocazione per cui Di Maio che dice ma lo spread se ne parlerà tra 10 anni, oppure della serie... Beh, se anche alcune banche falliscono, che cosa succede? Nulla, no, guardate, che se cominciano a fallire le banche, il problema è che noi finiamo al tappeto. E è una cosa su cui bisogna che riflettiamo, perché la superficialità di chi sta al governo in questo momento ha superato il livello di guardia. E allora, bisogna correggere il tiro. Quindi, per correggere il tiro, dovete certamente portare Salvemini a fare il sindaco di Lecce. Ma dovete stare molto attento al voto europeo. Più Europa in questo momento è in una condizione di poter esprimere un voto di novità. Lo può fare. Appartiene alla coalizione dei liberal democratici, che può essere il punto di equilibrio nel futuro Parlamento europeo. Io penso quindi che sia una scelta di novità, specie tra i giovani, perché andando in giro per l'Italia o frequentando talune università si vede che ci sono molti giovani attenti a questo percorso di più Europa. Quindi vorrei che voi in queste settimane, in particolare i due candidati, a Nicola Di Palma e alla Claudia Stomeo, che vi faceste carico di questo messaggio, perché si può anche essere consiglieri comunali, come ci ho detto, della BAT, però il punto è che bisogna essere consapevoli del messaggio che dobbiamo trasferire ai nostri elettori. Questa non è una campagna qualsiasi, è una campagna di responsabilità piena e totale. E quindi l'avvocato Di Palma sa che ha un compito molto preciso. Io mi auguro che voi lo sosteniate in maniera molto efficace, perché la Puglia, dal punto di vista politico, è una regione che ha una tradizione di grande importanza. Non è il caso di citare Aldo Moro, perché Aldo Moro è un pezzo di questa traiettoria politica molto importante,
ma tutta la realtà pugliese, una realtà che la politica la conosce e l'ha respirata da sempre. Allora voi queste cose le dovete far rivivere, perché se non le fate rivivere, in realtà giocate sul futuro dei vostri figli. E che noi dobbiamo guardare al di fuori dei nostri confini, anche le, altro che le chiavi di casa nostra. Lo dice anche la ragazzina, la Greta, che è venuta in Italia, ha spiegato, e poi ieri c'è stata una tempesta di ghiaccio alla Malpensa, che ha bloccato l'aeroporto per più di un'ora. Siamo a maggio, quindi forse questo campanello d'allarme voglio portare a qualche considerazione. Vuol dire che se le stagioni stanno mutando, qualcosa di sbagliato nel governo di questo pianeta l'abbiamo commesso. Ma non abbiamo il pianeta di riserva. Quindi parlare di confini, si sappia che non possiamo mettere le braghe alle stagioni e neanche i confini alle stagioni, e non possiamo predeterminare il clima che qui ci fa comodo. Dobbiamo creare le condizioni per cui il mondo trovi un suo governo equilibrato, e ci vuole una ragazzina per dirci questo. Salvini vuole essere padrone a casa sua, ma il padrone a casa sua non c'è. Questo vale anche nel condominio. In un condominio uno può avere le chiavi del suo appartamento, ma se non c'è un regolamento condominiale che regola la vita dei condomini, dopo due giorni si azzuffano i condomini. E non è che tu, portando i rifiuti fuori dal tuo appartamento, li depositi di fronte all'appartamento del vicino. Li devi portare negli spazi appropriati. E magari devi fare anche la raccolta differenziata. E questo è organizzato da un regolamento condominiale. Se noi abbiamo bisogno di vivere con un regolamento condominiale per non doverci azzuffare, immaginiamo che cosa dobbiamo fare per vivere dentro una comunità più vasta, che può essere quella della nostra città o quella della nostra regione o quella del nostro paese, il quale, essendo tutto sommato non decisivo nel contesto mondiale, deve trovarsi d'accordo con altri e costruire le condizioni per cui, se per 70 anni abbiamo avuto garanzia di pace, e qui, a pochi chilometri da qui, tra il 90 e il 2000, gli slavi hanno finito per tagliarsi la gola gli uni con gli altri. Appena è uscito il rigurgito di nazionalismo, hanno perso la testa. I croati contro gli sloveni contro i serbi, e via discorrendo. A due passi da noi. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che quei 70 anni di pace hanno corrisposto all'unica intuizione che gli europei hanno saputo darsi, che era il contrario di quello del XX secolo. Il XX secolo, con due guerre mondiali che non hanno lasciato nessuna famiglia senza morti, ha insanguinato i terreni europei con delle questioni che non avevano neppure rasentavano il sentimento dell'umanità. Nel 1938 noi abbiamo approvato le leggi razziali, con un paese che esprimeva solidarietà a Mussolini e alle sue grandi intuizioni. Allora c'è un po' da vergognarsi, vero? Allora noi dobbiamo tornare indietro verso una spinta nazionalista che ci isola, o dobbiamo continuare in una dimensione europea che certo da correggere, da rafforzare? Casomai dovremmo parlare di come mettere insieme un esercito comune europeo, di come fare una politica estera comune per sapere che cosa dobbiamo andare a fare in Libia. Casomai questo, quindi non meno Europa, ma più Europa. Come si fa a non capire questo? Allora, sono questi i discorsi che dovete fare, non altri, perché se non fate questi, vuol dire che voi non volete bene né a voi stessi, neppure a quelli che verranno dopo di voi. Questo è il concetto. E qui non c'è nessuna strumentalizzazione. C'è solo un discorso di grande onestà intellettuale, di grande serietà politica. Sarà bene che voi di questo ne teniate conto. Grazie. Grazie a tutti per aver ascoltato con attenzione tutta la serata e anche l'intervento illuminante che sicuramente l'onorevole Capacci ci ha dato. Adesso io invito i candidati a venire di qua, facciamo una foto tutti insieme, perché servirà anche questo per... E grazie ancora a tutti per la presenza. Ritirate il materiale.